L'azienda si suddivide in più parti dove ci sono gli animali in lattazione, ovvero quelli che entrano in produzione, e ci sono gli animali nella fase di asciutta, ovvero che eh, sono usciti fuori dal periodo di lattazione, quindi non producono più latte. E quest'altra parte dell'azienda è quella che va a costituire la rimonta, ovvero sono tutti animali eh, che eh, non producono ma che eh, andranno a sostituire appunto quelli in produzione proprio perché sono nelle fasi giovanili. Abbiamo quindi la fase del vitello, abbiamo la fase dell'annutolo, l'asseccaticcio, la manza, la manzetta fino appunto a quelle eh, che sono pronte per prendere il toro e, andranno, e saranno appunto le primivare Primipare perché sarà per loro il primo parto e il, la, il primo ciclo di produzione, il primo ciclo di lattazione, la gestazione, ovvero il periodo di gravidanza della bufala dura 10 mesi, eh, dopodiché appunto partorendo la bufala eh, ha un periodo in cui eh, il latte non viene eh, utilizzato per la trasformazione della mozzarella ma eh, deve essere eh, dato ai suoi piccoli perché va, eh, è un latte eh, più denso che prende il nome di colostro, serve al bufalotto eh, per dare appunto gli anticorpi e anche per eh, far iniziare a sviluppare diciamo, eh, una serie di organismi dentro eh, gli stomaci eh, dei, no, dei, dei bufalotti appunto. Dopo il parto Uh, passa un periodo di 3-4 mesi uh, in cui successivamente viene fatta o l'inseminazione artificiale o, e assieme a quella per garantire un maggiore attecchimento viene messo anche un toro nel gruppo del, uh, delle bufale per dare appunto una maggiore sicurezza. Questo viene fatto in un preciso periodo per garantire appunto la destagionalizzazione dell'azienda. Bisogna dire che gli allevatori di bufala oggi eh, destagionalizzano il più possibile, ovvero tendono a far partorire le, le bufale nel periodo di febbraio, marzo a inizio primavera, perché da quel periodo fino a fine autunno possono spuntare un prezzo più alto per il latte, perché è il periodo in cui è maggiormente trasformato il latte. E c'è un maggiore consumo della mozzarella sul mercato. Contemporaneamente all'aumento delle dimensioni dell'azienda, quindi all'aumento dei capi, in questa azienda si sta lavorando anche per un miglioramento a livello genetico. Nel corso degli anni abbiamo selezionato linee che fossero più produttive e che rappresenta, rappresentassero appunto meno problemi anche a livello sanitario. Per apportare miglioramento eh, genetico nell'azienda si è lavorato su due fronti. Uno, quello delle eh, inseminazioni artificiali, ovvero prendendo seme di tori eh, che, avessero, che fossero figli di madri eh, campionesse in quanto molto produttive, ma anche che non rappresentassero problemi eh, a livello di salute. E inoltre anche sul seme eh, dell'inseminazione artificiale anche l'inserimento di tori che avessero caratteristiche, buone caratteristiche, quindi selezionati. I tori eh, sono diversi nell'azienda, ne abbiamo almeno 5-6 e sono eh, messi per ogni gruppo, eh, anche in base all'età. Ci sono tori che sono appunto con le manzette, tori che sono appunto con le manze e tori che sono presenti nei gruppi anche di, di asciutta. Qua abbiamo i tori per le manze, sono quattro torelli che vengono utilizzati per le manze per la prossima gravidanza, che sarebbero il secondo anno, due anni e mezzo, noi ci mettiamo i tori, non facciamo fecondazione perché mi sono trovato sempre un po' male con la fecondazione sulle manze piccole che potrebbero avere dei problemi sui parti, il primo anno uso i tori giovani figli di fecondazione naturalmente e, e dopo già dalla seconda fe, parto che fanno eh, uso la fecondazione io massimo marzo aprile fecondiamo tutte le bufole partorite da gennaio in poi ta, anche da dicembre in poi le fecondiamo tutte quante assieme e dopo di una settimana mettiamo i tori, i tori che abbiamo per, per controllare chi non ha preso la fecondazione, così controllano tutti i calori che, che avvengono dopo, fino ad arrivare al mese di agosto-settembre. Dopo togliamo i tori per selezionare, non perché in modo che le bufere che hanno preso tutti i tori eh, ti partoriscono assieme, quelle che non hanno preso i tori aspettano gennaio prossimo, però bisogna anche controllarle con il veterinario in modo tale da, da, da avere... Un prospetto dell'azienda come partorisco, come non partorisco, se c'è qualche bufala che non, che, non, che non ha preso il toro già prima, non puoi lasciarla senza toro fino all'altro gennaio perché si andrebbe a restringere l'utero, non, non, non potrebbe reggere più le gravidanze, allora la devi lasciare anche col toro se, se è troppo tempo che non partorisce. E tutto qua, e... Questa è la sala mungitura. Questa sala mungitura si compone praticamente di 12 posti ed è una sala mungitura a spina di pesce, data la forma che si può vedere. Le bufale entrano da laggiù, si collocano una dopo l'altra nelle varie postazioni e da qui in poi gli operatori eh, metteranno alle, a ciascuna bufala questo sistema, eh, che è alimentato da un motore di, che garantirà un'aspirazione. Un Presi, queste eh, chiamate in gergo dettarelle, vengono messe sotto la mammella della bufala e installate. Per aspirazione, rimangono, rimangono attaccate. Dopodiché la bufala eh, comincerà a far scendere eh, il latte e il latte prodotto viene raccolto all'interno di queste ampolle. In queste ampolle eh, vi è, eh, sono graduate, vi è quindi la possibilità di misurare la quantità prodotta da ogni singola bufala e una volta eh, raccolto il latte all'interno dell'ampolla è finita appunto la mungitura che dura all'incirca una decina di minuti o 12 minuti, ehm, il latte appunto verrà convogliato all'interno di eh, un'altra ampolla più grande che, eh, e, e dopodiché filtrato e mandato all'interno del frigorifero. Da ogni singola ampolla graduata eh, si può vedere appunto la produzione di ogni singola bufala monta. Il latte, una volta appunto munto, da questa ampolla si raccoglie nel vaso terminale. Da questo punto in poi subisce un processo di filtrazione, viene pompato da qui, che è la sala mungitura, passa qui dentro e viene portato nella sala frighi, dove si raccoglie il latte. Il latte, perciò viene pompato eh, dopo che ha subito il processo di filtraggio all'interno di queste tubature. Il latte viene quindi convogliato all'interno di questi frigoriferi ed è importante che non eh, venga solo refrigerato ma che venga appunto azionata anche una paletta che lo agiti costantemente e lo omogenizzi il più possibile per non far sì che affiori quindi la panna, la parte grassa che ha una densità minore rispetto al latte stesso. Alla fine di ogni mungitura avviene eh, il lavaggio che appunto mette in circolo tutte le, eh, le diverse ampolle come potete vedere e questo viene fatto con detersivi particolari eh, in modo tale da non lasciare eh, nessuna al minimo insomma la carica batterica. L'acqua con il detersivo eh, seguirà lo stesso percorso che segue il latte, eh, questo per far sì che tutte le tubature in cui l'alimento, che è il latte, entra in contatto vengano appunto, pulite a dovere, senza che ci siano residui che possano appunto innalzare la carica batterica.